Siamo fotografi. Siamo videomaker. Siamo stupidi. Fotonerd. 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 Un podcast per tutti. E bentornati in Foto Nerd Podcast. Allora, ve lo dico subito, questa è una puntata speciale perché finalmente posso fare quello che voglio, perché Luca e Nico non ci sono. E sapete perché non ci sono? Perché li ho cacciati e c'è stato appunto questo cambio di persone che fanno Foto Nerd Podcast, quindi ve lo dico subito, Luca e Nico non ci saranno più e da oggi voglio introdurre il nostro nuovissimo speaker di ruolo, Gianluca Bocci. Ciao Gian! Ciao Ricky, io ho una voce che ho studiato particolarmente, una voce ispirata a un uomo affascinante, un uomo sensuale, e quindi non sentirete più la mancanza di Luca Dondossola. Ora c'è solo Gianluca Bocci. Vero, vero Gian, però secondo me, allora, buona limitazione, eppure sì, però se vuoi essere veramente uguale a lui, ogni tanto devi calare col tono e non farti sentire proprio dal microfono, così come fa lui regolarmente. Ma sono tecniche quelle, perché quando tu abbassi la voce, l'attenzione sale. Funziona. Sì, è vero, bravo, bravo. Bene, Luca ti ha fatto un complimento. Vabbè, posso dirvelo, ragazzi, a casa, Luca e Nico torneranno alla prossima puntata. Sembra un po' come quelle scene finali dei film Marvel, Luca e Nico torneranno. Però, allora, perché sono qui con Gian, che nel frattempo è tornato a trovarci, è già stato nostro ospite, insomma, è una persona che ci segue, quindi infatti ogni volta che mi giro lo vedo. Perché siamo qui, ragazzi, è il primo podcast di Fotonerd che registriamo veramente in live, cioè io e Gian siamo veramente di fronte e dato che è un podcast non possiamo dimostrarmelo, ma è bellissimo. Siamo a Cortona, che siamo venuti qui insieme a Canon per seguire il Cortona on the Move, e ci piaceva l'idea di poter registrare direttamente qualcosa qui per fare una sorta di Cortona special, no? Per il punto di vista di quello che abbiamo visto, ok? Sì. E di quello che abbiamo provato, di quello che abbiamo anche assaggiato, vorrei dire, e di quello che abbiamo fatto, insomma, in questi due giorni in una delle cornici più belle d'Italia, almeno secondo me, che tra l'altro è stato anche un modo per rivederci tra me e Gian, che era una vita che non ci vedevamo, quindi questo sicuramente era il punto principale. Gian, cosa volevi aggiungere? Anzitutto bellissimo, perché effettivamente con Enrico ci siamo visti l'ultima volta sempre un evento Canon, che era il 13 febbraio. Esatto. Per la 1DX Mark III. Esatto, prima che chiudessero tutto. E poi 16-17 mesi in cui nessuno si è più visto. Esatto, esatto. Quindi, esatto, è vero. Ci ho pensato a questa cosa, che è la prima volta che ci rivediamo dal vivo e non ti sto vedendo attraverso una webcam. Questa cosa è molto, cioè, sei proprio tridimensionale. È molto strano, no, però scherzi a parte. Infatti, i miei ricci sono più belli così. È vero. Infatti, volevo poi chiederti dove prendere quella lacca lì, perché li vedo belli fissati i capelli. Complimenti. No, allora, detto questo, allora già facciamo un po' il punto della situazione. Per te, prima volta a Cortona. Esatto. A vedere tutte le varie mostre, cose varie. Mostri non ce ne sono stati. Mostre sì, cioè, nel senso, quindi. Sono le signorine. Esatto, sono le signorine brutte, no, è vero. No. Allora, diciamo, dimmi un pochettino così, la prima cosa che ti ha colpito al volo di questa Cortona on the Move, non per forza una mostra, tipo proprio una cosa che ti ha colpito, cioè, è presente quel classico badile che ti arriva in faccia, ecco, quello ti colpisce, te cosa ti ha colpito particolarmente? Allora, ho schivato tutti i badili, la cosa bella, che poi forse l'ho capito ieri sera durante la premiazione, è quanta selezione ci sia stata dietro dai curatori per andare a trovare cosa mettere in mostra. Quindi sì, ci sono anche state anche cose un po' banali, se vogliamo, tipo la mostra di Paolo Pellegrin, non perché Pellegrin sia banale, è tutt'altro, però vai a scegliere un personaggio, quindi un nome, uno dei pochi fotografi di Magnum, fotografi italiani di Magnum, ma il resto invece davvero tanti giovani e cose anche originali, mai viste prima, progetti unici. A me è piaciuto molto, ma penso sia piaciuto a tutti, quello che poi anche la copertina del Cortona on the Move, di cui non mi ricordo gli autori, ma è questa serie di foto che raccontano come una persona vede i suoi genitori ogni volta che si allontana da casa. Infatti, se non sbaglio, nell'arco di una ventina di anni abbondanti, e si vede praticamente che lei fa queste foto quando saluta i genitori.
poi muore il padre, poi muore anche la madre, e si vede il passaggio soprattutto sui volti della madre, in cui c'è un cambio netto quando non c'è più il marito. Quindi prima c'è sempre quella malinconia di quando saluti tua figlia, se non sbaglio dovrebbe essere con una donna l'autrice, poi c'è la malinconia di quando comunque sei rimasta davvero da sola. Assolutamente, ti dirò, quella adesso stavo cercando perché mi ricordo De Anna, ma non mi ricordo mai il cognome, quindi adesso ve lo, adesso lo voglio trovare, lo voglio memorizzare assolutamente. Però sto proprio pensando a De Anna Dickman, anzi o Dickeman, però dipende da dov'è, ma Dickman, vabbè. Comunque anch'io stavo pensando proprio a questa cosa. La sua, il suo progetto si chiama Living and Waving ed è una roba, cioè veramente io posso dirti che non stavo piangendo quando l'ho visto, perché in realtà mi stava, cioè mi è entrata una goccia di acqua, no, attraverso gli occhiali, però qualcosa di assolutamente incredibile, che è una cosa che, cioè, è uno di quei progetti che dal mio punto di vista ti rimane in testa e mi sento anche abbastanza coinvolto in questo tipo di progetto. Sarà forse per questo che poi un progetto del genere ti colpisce, perché nel momento in cui sei coinvolto magari a livello emotivo da qualcosa che vedi in foto, poi ovviamente fa breccia nel tuo cuore, cioè dal vivo sono meno cioè sono troppo serio, non trovi? Dico cose intelligenti. No. Già avuti così la risata a parte spontanea. Ci dirò una cosa comunque, l'impatto emotivo di quella mostra secondo me ha giocato anche il fatto, è bella, cioè è bella la mostra, è bello quindi questo racconto che ha fatto l'autrice, ma il fatto che eravamo una giornata grigia sotto il diluvio, sì, impattava ancora di più emotivamente. Sì, è vero, è vero. Io ho anche un pallino sulle mostre, non tanto su quelle che sono proprio i contenuti, quindi le foto, ma anche sugli allestimenti. Quindi quello era un allestimento non voluto, penso che gli organizzatori di Cortona on the Move volessero che diluviasse proprio mentre una marea di addetti ai lavori fossero alle vere mostre. Esatto. Ma sulle mostre invece, quelle del palazzo che non mi verrà... Dove Baldelli. Forse sì, forse Baldelli. No. Io con le vie, con i palazzi mi perdo. Assolutamente. Senza Google Maps... praticamente sarei in giro in paesi sconosciuti. Come dicevo, lì mi sono piaciute molto due mostre, una che era dei lustrascarpe di non mi ricordo dove, in cui avevo messo degli specchi bassi sul pavimento, perché siccome il soggetto era lustrascarpe anche i visitatori potessero guardarsi le proprie scarpe, e invece un altro che era dedicato a un'omosessualità nell'Iran, se non mi sbaglio, e anche lì c'era una stanza in cui l'interno di una nicchia era stato ricoperto con una stessa trama, tipo carta dei parati, indossata dai soggetti nelle foto. Queste sono quelle chicche invece volute, la pioggia non era voluta, quelle sono allestimenti molto curati. Certo, certo. Perché se fai una mostra e metti sulle foto lungo le pareti, certo, è un po' buttato là, certo. Invece così è curare davvero. Certo, io, cioè, praticamente le uniche due mostre che ho perso io, che non ho visto per motivi di tempo, quanto pare, perché me ne sono veramente perse e mi dispiace, però ti dico, vabbè, innanzitutto faccio un attimo un passo indietro doveroso, magari per chi ci sta seguendo. Allora, siete ancora su Photonerd Podcast, stiamo realmente parlando di fotografia oggi ed è incredibile, no? Cortona è una città bellissima della Toscana e Cortona on the Move è un evento che ormai è giunto all'11° anno di vita, creato appunto dall'associazione On the Move, che è volto a, come dire, riconoscere un po' la cultura fotografica, la parte artistica, a diffondere l'amore per la fotografia non solo in Italia, perché alla fine si è dimostrato un evento veramente importante in tutto il mondo anche dal punto di vista mediatico, perché vengono qui fotografi da tutto il mondo, giovani, meno giovani, di spicco, non di spicco, emergenti, insomma. Quindi ovviamente Gianna ha citato Pellegrin, che tutti chiamano Pellegrin, ma io lo chiamo Pellegrin perché è Veneto, quindi nel senso, è stata un'altra pronuncia, ma poi anche altri nomi importantissimi, c'era anche Tim Franco, insomma c'era anche Marco Garofalo. Ecco, tra proposito Marco Garofalo, sono riuscito a intervistarlo e lui ha fatto un progetto che si chiama Energy Portraits, l'intervista poi insieme a tutto il reportage la trovate ovviamente su photonerd.it, vi lascio poi il link in descrizione. Marco secondo me ha fatto, allora io la prima, praticamente il suo progetto riguarda, come vi dicevo, l'energia, ok? Quindi lui doveva andare in Africa a rappresentare un po' la diffusione, la gestione dell'energia, e lui giustamente dice l'energia non è una cosa facile da fotografare,
come la immortale energia. Lui mi diceva che all'asilo, comunque nelle scuole, il concetto dei bambini di energia era che tu hai tre buchi nel muro, attacchi una spina e l'energia, fine. Quindi la mia domanda è proprio questa: come hai fatto a trasformare questo tipo di concetto in qualcosa di reale dal punto di vista fotografico? E lui mi ha detto semplicemente che si è, come dire, lanciato tra virgolette sulla ritrattistica, perché a parte essere il suo genere preferito, è stato anche un modo per ritrarre non solo l'energia, diciamo, come qualcosa di non tangibile dal punto di vista artificiale o comunque corrente, cose del genere, ma anche l'energia delle persone che poi erano ritratte in quella foto. C'è una foto, ad esempio, bellissima che rappresenta quello che normalmente definiremmo povertà, no? Varie tribù africane, cose del genere, che si vede che c'è questo ragazzo che paga le bollette con lo smartphone. Come dice, per noi è una cosa abbastanza normale, però effettivamente lì no. E soprattutto la cosa che mi ha lasciato scioccato, che mi raccontava sempre Marco intervistandolo, è che comunque lì sono in realtà molto più moderni di noi sotto certi punti di vista, perché hanno capito che un pannello solare o un fotovoltaico possono generare energia praticamente a costo zero, soprattutto il solare, che sono molto diffusi come pannelli in Africa, e quindi quasi tutti hanno un pannello solare sul tetto per appunto raccogliere energia. Questa cosa mi ha sinceramente stupito, perché ho detto cavolo, cioè sono comunque avanti nonostante tutto. Quindi questo era un po' il progetto Energy Portraits di Marco Garofalo, che comunque, ripeto, trovate sul sito. Non so, Gian, se tu l'hai visto, se hai avuto modo se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, se non l'hai, magari se hai parlato con Marco, perché poi una certa, io già ci siamo persi ovviamente nel marasma di Cortona, ma non so, mi sono perso, tu cosa hai fatto, cosa hai visto? Quindi, allora, in realtà non ho intervistato nessuno, avrei voluto intervistare Paolo Pellegrini, ma ho capito non era disponibile. Sì, esatto. Comunque a me è piaciuto molto sia di questo punto progetto fotografico dedicato all'energia elettrica, come viene gestita la parte narrativa. Cioè, il bello che ho apprezzato appunto di Cortona on the Move è che sarebbe il festival internazionale di visual narrative, cioè effettivamente come raccontare per immagine. Per noi che siamo appassionati di attrezzatura, cioè non nascondo che ho passato questi due giorni a mettere le mani su chicche tipo l'R3, esatto. Che non si può accendere, ma quella è un'altra storia. È bello capire che comunque sono soltanto strumenti per raccontare qualcosa, e abbiamo visto racconti diversi. Secondo me hanno un po' troppo calcato la mano un po' sul drammatico, ma c'era anche il legame con Medici Senza Frontiere, quindi c'erano molte foto davvero che erano pugni nello stomaco, da farti male. Vero. Ma male davvero. Mi è mancato un po' la foto gioiosa, anche se ho visto ieri sera che c'era un premio dedicato all'happiness, quindi al discorso della felicità. Io vorrei onestamente vedere più mostre, specialmente sperando che il Covid abbia smesso di romperci gli zebedei, più cose dedicate alla gioia. Sì, assolutamente, sì, perché effettivamente, beh, poi negli ultimi due anni comunque di foto drammatiche ne abbiamo viste tante. Io ero passato qui a Cortona anche l'anno scorso, e effettivamente, guarda, ti dico, l'anno scorso, ma come quest'anno in realtà, la foto, chiamiamola di copertina dell'evento, che è quella che adesso noi vediamo sui vari poster, sui flyer e così, anche l'anno scorso era qualcosa di in realtà un po' drammatico. Era una foto bellissima di Andrea Frazzetta, che era qui a Cortona, che appunto era una sorta, diciamo, di reportage sui medici in azione nel corso del Covid. Quindi inevitabilmente, effettivamente, in questi ultimi due anni c'è stata molta tristezza negli scatti, ma perché è anche un qualcosa che si sta provando in maniera ovvia. Questo premio che dicevi tu, che tra l'altro è un premio, diciamo, dato insieme a Medici Senza Frontiere, come dicevi tu, ma anche insieme a Magnum, quindi qualcosa di molto prestigioso. Sì, è qualcosa che ci vuole, è qualcosa che secondo me ti può far capire che effettivamente la ritrattistica, comunque il reportage, non devono necessariamente essere qualcosa di, come dire, triste, basta, necessariamente. Quindi ecco, se vuoi, a tal proposito posso dirti una cosa. Nel corso della nostra ultima cena, che così è molto ultima cena a Cortona, ovviamente prima di ripartire verso casa, ok, ci sono stati scongiuri ovviamente che non si possono vedere, esatto, in podcast. Gianluca si è toccato davanti a me, volevo dirlo pubblicamente. diciamo che posso contestualizzare di più. Nel corso della nostra ultima cena a Cortona prima di ripartire, guarda, sono uscito un attimino a prendere una boccata d'aria, avevo con me
la non mia fedele Canon R5, che appunto avevamo da Canon per questi giorni, e ho visto, cioè sono riuscito a fare una foto che secondo me è tanto semplice quanto incredibile, quelle classiche foto che fai a caso, perché mi trovo praticamente davanti al classico vicolo di Cortona un po' strettino, si vedeva sullo sfondo il poster, diciamo, di Cortona on the move con la foto di copertina, e c'era una coppia che stava camminando verso quel poster, quindi mi dava le spalle, e questa tizia era talmente felice che ha preso la mascherina, l'ha messa in alto e l'ha sventolata come per dire sì, che bello, siamo in giro, siamo vivi, foto. Cioè, quindi per me quello è stato davvero uno scatto casuale che però secondo me rappresenta un pochettino quello che tu stai dicendo adesso, cioè immortalare un po' di gesti di felicità. Ecco. Sì, infatti. Assolutamente. Quindi, e per il resto, beh, Gian, noi abbiamo fatto due giorni abbastanza movimentati alla fine, diciamolo. Sì. Cioè siamo arrivati, abbiamo messo tutte le mostre, poi abbiamo mangiato, poi abbiamo bevuto, poi in Toscana non puoi, cioè ti offrono la chianina con il vino, Chianti, cioè... Ti arriva il vegano astemio e viene praticamente lapidato. No, ma infatti il vegano astemio non si fa vedere in Toscana, perché con tutto rispetto per i vegani astemi, però cioè, è una cosa che non si può fare. Ma abbiamo stati effettivamente molto bene, un po' faticati dal punto di vista muscolare, perché Cortona è una bellissima città, è il classico borgo, ma tutto in salita. Quindi questa notte alle 6 sveglia con crampi, ma vabbè, tengo un'età ormai, non ho la preparazione fisica. Poi vai in giro con 400 mm, con macchine tipo la C70, che è una videocamera. Esatto. Che è utilizzata per tonificare i bicipiti, ha un tono muscolare perfetto. Ho visto che l'hai usata un po' per fare qualche ripresa, perché poi nel frattempo siamo andati anche a fare la Canon Experience, che ogni anno cambia a Cortona. Quest'anno era appunto nella sede di Sabatini Gin, quindi anche lì ancora bere, mangiare, cose varie. E ci hanno fatto appunto, ci hanno messo alla prova, mettiamola così, dandoci fotocamere Canon, lenti di ogni tipo, cose di ogni tipo, con dei vari rapaci che volavano a velocità importanti. Ma è stato divertente che ho visto molti prenderseli con l'idea, adesso faccio l'inseguimento, quindi il tracking, faccio la raffica, e qualcuno era un po' frustrato alla fine. Io avevo una macchina video, quindi in realtà facevo una ripresa, infatti dopo 2-3 passaggi l'ho spenta e stavo guardando questi bellissimi rapaci, comunque facendo un po' come su Walter Mitty, spengo la fotocamera, esatto, e voglio godere il mio momento. Esatto, esatto. È un po' la filosofia importante che secondo me andrebbe diffusa tra molti fotografi. Io però invece ero uno di quelli frustrati, ma non per altro, perché adesso te lo posso dire così, in sincerità e in intimità, visto che non ci sente nessuno. Se è su un podcast ti sentono tutti. Non avevo, cioè avevo la R5 con, allora ho cambiato, ho avuto il 400, ho provato il 600, tele obiettivi come se piovessero, avevo messo la raffica quella veloce, avevo messo l'autofocus con l'inseguimento quello più veloce, avevo messo la priorità sugli animali e funzionava da Dio, avevo dimenticato di attivare il servo. E quindi col one shot era un po' difficile, è stato veramente un errore da principiante, lo ammetto, ma forse era colpa anche un po' dell'alcol, non lo so. Comunque è stato molto divertente e abbiamo fatto un aperitivo con la R3. Sì, infatti. E tu hai fatto anche un video che troviamo sul tuo canale YouTube. Spero sia venuto bene, perché allora, è stata per me una grande emozione, perché ho fatto in teoria 3 video in questa Cortona on the move in cui avevo l'operatore. Ma pazzesco. Anzi, 2 operatori. Mario Palladino, conosciuto anche come Sinergo, quindi cose dell'altro cinema, e anche quei 2 sul server, perché è impallinato di gaming. E poi c'è anche Fabrizio, che è storia di un montatore video, non mi ricordo come si chiama. Oggiano, la vita, sì, di un montatore la video. Vita di un montatore video, sì, che è il suo profilo Instagram, e sono 2 persone che lavorano davvero, sì, nel video e mi hanno ripreso. Che bello. Ringraziamo Mario e Fabrizio, 2 cugini che appunto sono prestati gratuitamente, no, per fare queste riprese in cambio di visibilità, sì, giusto Gian? Perché lavoriamo tutti così, per la visibilità, mi sembra. Per la gloria e per la patria. Per la gloria e per la patria, esattamente. E no, infatti, come è andata con la R3 alla fine? Cosa pensi? Allora, la potevo accendere? No. Potevo aprire il display? No. Potevo provare a metterci un'ottica? No.
quindi ho potuto soltanto accarezzarla. È tipo pet therapy. Sai, esatto, quando c'hai ansia, ti prendi un bel gattino, la carezzi e ti rilassi. Esatto. Quando insomma invece vuoi eccitarti dal punto di vista fotografico, ti prendi a mano un R3, la puoi accarezzare e dici: bella, bella sensazione, bella impugnatura. Per me, che sono un ritrattista, il vertical grip, l'impugnatura verticale è una cosa fondamentale. Io non ho mai comprato negli ultimi 15 anni una fotocamera che non avesse il vertical grip almeno con opzione. E si impugna bene. Il mirino è enorme, ma non tanto proprio la parte di mirino elettronico, quanto proprio la parte della conchiglia oculare. Premente che c'è il fatto dell'autofocus guidato dalla nostra pupilla. E anche lì bello, perché io indossando gli occhiali spesso con tanti mirini vado a litigare. Lì, da spento, la sensazione era bella. Di più non so che dire, la batteria quella grande, tante ghiere, questo joystick con aria touch a portata di pollice sia in orizzontale sia in verticale, però macchina spenta. Era un po' una frustrazione. Guarda, io sono quasi certo di quale sarà la prima prova che faremo io e te quando ci arriverà la R3, io ne sono sicuro. Cioè, proveremo con gli occhiali come funziona la messa a fuoco con gli occhi, perché... Inevitabile. Ho chiesto effettivamente anche ai ragazzi di Canon, che hanno avuto modo di provarlo un po', ha funzionicchiato con gli occhiali, però chi l'ha provata con gli occhiali mi ha detto: non l'ho calibrata con gli occhiali, quindi l'ho calibrata senza occhiali, perché poi mi ha detto: io di solito scatto senza occhiali, quindi è una cosa diversa. Sono curioso di vedere. Io volevo dirlo, ho proposto a Canon di rendere questo tipo di tecnologia insomma dell'utilizzo dell'autofocus con gli occhi più, come dire, magari funzionale. E quindi gli ho detto: perché non aggiungete magari lo sblocco della fotocamera con l'occhio o il pagamento con gli occhi tramite fotocamera? Cioè, alla fine, se ci pensi, è una cosa geniale, no? Cioè, tu per accendere la fotocamera la puoi accendere, ma poi rimane bloccata, la sblocchi con l'occhio, poi vai alla caffetteria in centro, prendere un caffè e paghi con la fotocamera. Quindi, cioè, no, non è una cosa... Pagare con la fotocamera? Sono un po' delirante, a parte che è tutto possibile. Però effettivamente un sistema antifurto basato sul riconoscimento dell'occhio potrebbe essere utile. Comunque, effettivamente, la prova con gli occhiali sarebbe ineluttabile, citando il mondo Marvel. Esatto. Perché è una tecnologia che esisteva 40 anni fa, se non mi sbaglio, e poi è stata abbandonata da Canon. Forse quando l'avevano introdotta ai tempi della pellicola era, esatto, un po' troppo presto. Sì. Adesso potrebbe essere utile, però il mondo degli occhiali, lo dico da persona che usa gli occhiali da quando aveva 3 anni, è un mondo particolare, perché non puoi prevedere che tipo di lenti sta utilizzando l'utente. È vero. Da miope, da astigmatico, quelle che sono con doppia focale, quindi è una tecnologia un po'... vedremo. Ma, sai, anche banalmente è una questione di riflesso, di qualcosa che non viene letto bene, comunque stai sempre mettendo un vetro davanti a qualcosa che dovrebbe rilevarti poi l'occhio, e non è esente o immune da riflessi, da qualsiasi, come dicevi tu, interruzione, doppia lente. Quindi saremo a vedere, secondo me, una delle prove più logiche da fare, anche perché io personalmente scatto sempre con gli occhiali addosso, quindi non può esistere il fatto di togliermi gli occhiali e poi andare a scattare. Quindi vedremo come sarà possibile. Canon ha comunque detto che quasi sicuramente uscirà la R3 in vendita entro fine anno, perché comunque è stata dichiarata pronta. So che alcuni fotografi alle Olimpiadi ce l'hanno, sì, già in mano, quindi esatto. Quella abbiamo avuto in mano noi, non poteva essere accesa perché appunto non è ufficiale, ma in realtà è una macchina funzionante con firme ufficiale, che chi può la sta utilizzando davvero al 100%. Assolutamente, quindi vedremo anche qualche risultato. Io ti dirò, io mi sono divertito comunque con l'R5, e adesso lasciando il fatto che siamo qui con Canon, vi siete pagati? No, cioè, io l'avevo già detto prima nella recensione della R6, ma anche quella dell'R5, sono stati, secondo me, due prodotti che hanno realmente rivoluzionato in maniera positiva il trend lato mirrorless di Canon, che secondo me non stava andando benissimo. Cioè, la EOS R non è stata questa grande fotocamera. Sono partiti troppo con i piedi di piombo con, esatto, R. Esatto. Era una 5D Mark IV a cui avevano tolto lo specchio. Esatto. E basta. Esatto. Quindi non c'era una vera ventata novità.
con l'RP non sono proprio ma andati. L'RP secondo me sono andati, se mi stanno andando bene, perché è molto aggressiva dal punto di vista di del prezzo. Prezzo. Sì. C'è un RP col 3518, io l'ho consigliata a destra e a sinistra e chi l'ha presa ha detto sì, è una bella combo. Quello è vero. Leggera, non troppo impegnativa dal punto di vista economico e qualità comunque c'è. È vero, effettivamente comunque anche usata bene, kit macchina lente è una cosa che oggi porti a casa con 1000 euro o anche poco meno, quindi sicuramente è un corpo full frame molto compatto, però già a me piacciono le nuove R onestamente, quindi Io ho provato l'R6, fantastica, e l'autofocus ti svolta la vita. Sì, davvero. È vero, però devi attivare il servo se fai le foto, te lo dico già perché mica che sbagli. Io prima ho utilizzato l'R6, sono rimasto impressionato, poi sono riprese video che sta facendo le riprese a un clown, il clown quindi seguiva l'occhio, si gira di schiena e praticamente l'autofocus teneva la nuca, quindi una cosa davvero fantascientifica. E durante la cena avevamo con noi un fotografo naturalista che adesso non mi ricorderò il nome, quindi spero mi perdoni se sente Photonerd Podcast, che lui diceva che anche lui ha cambiato la vita l'utilizzo di R5, perché quando lui gli capita davanti un orso o qualsiasi altro animale selvatico, innanzitutto non c'è più il tatlank dello specchio, che questo spesso lo costringeva magari a fare la raffica perché aveva quel secondo prima che l'animale scappasse via spaventato. Con le mirrorless invece può scattare a scatto singolo con calma e l'autofocus agganciato all'occhio animale, cioè per me è una cosa che mi permette di essere sicuro, di essere sereno, che porto a casa lo scatto. Mentre prima, per quanto vabbè, reflex di certo livello ti davano un'ottima serenità, qui è proprio una certezza quasi assoluta. Assolutamente, io guarda, lo dicevamo forse due puntate fa del podcast, che ad oggi nel 2021 non ha più senso pensare ancora, non so se sei diciamo un utente reflex storico, non ha veramente più senso dire non voglio passare a mirrorless perché forse è una tecnologia che ancora non è ancora, cioè no, oggi veramente siamo andati, me ne sono accorto anch'io di quello che dici tu, perché sempre fotografando i rapaci l'autofocus l'avevo settato in maniera giusta, quindi mi sono accorto che effettivamente l'occhio lo prende sempre, ma non solo, lo segue benissimo in rapidità, poi molto dipende anche la velocità della lente che c'è montata, però comunque obiettivamente dei passi avanti da gigante ha fatto Canon nell'autofocus, che comunque in passato non era perfetto neanche sulle mirrorless, appunto EOS R ed RP, adesso cioè veramente ci siamo, cioè nel senso siamo. A me verrebbero da dire due cose infatti a questo proposito. Prima cosa, la Canon EOS R3 effettivamente è quella che mette purtroppo una pietra tombale sopra il reflex. Dico purtroppo perché sono un po' nostalgico e quindi amo le reflex, continuo a utilizzare le reflex anche per questioni economiche. Perché un'azienda che dice facciamo un'ammiraglia, anche se quelli Canon hanno detto cioè, no, non chiamarla ammiraglia, però a tutti gli effetti la R3 sarà un'ammiraglia, dici da qui in poi il mondo reflex comunque passa in secondo se non in terzo piano. L'altra cosa invece interessante è che ormai queste macchine, ne ho parlato più volte anche rispetto ad altre aziende tipo la Sony Alpha 1, sono macchine che non ti permettono più di dire scuse. Esatto. Tu prima potevi dire ma la foto è sfocata, ma un attimo l'autofocus ha mollato, esatto, ma la foto ha preso. È troppo chiara, ma l'esposimetro, ormai non hai scuse, se la foto fa cagare è colpa tua. Cioè sì è vero, ma infatti l'ho messo prima per quella cosa del servo che non mi farà più dormire di notte, qualche foto l'ho portata a casa, però effettivamente sono fotocamere che veramente sono quasi perfette. Ma Gian, volevo chiederti perché non condividiamo con chi ci ascolta il modo in cui stiamo in emergenza registrando questa puntata in mobilità, cioè e uno dice ah chissà, eh no, due persone come loro sono a Cortona, avranno non so un doppio cardioide, uno studio con i pannelli fonoassorbenti, le cuffie da studio, no? È così, vero? È uguale, preciso, ambiente perfettamente insonorizzato, esatto. Portato, tipo una camera isobarica, no, esatto. Isobarica è un'altra cosa. Comunque no, in realtà una camera anecoica, siamo proprio in anecoica, esatto, siamo isobarica è quella con la pressione, esatto. In realtà siamo con due lavarie wireless collegati con una Canon EOS M50, esatto. Sembra che siamo
sponsorizzati da Canon, cioè in realtà è la mia M50 con cui faccio anche tutte le mie live, essendo piccolina e leggerina, M50 prima serie, la utilizzo in viaggio, e avendo dei lavarie della Holy Land, esatto, i LARC 150 se non sbaglio, abbiamo provato prima a collegarli con Fujifilm X100V, bellissima e leggermente customizzata da Ricky. Beh, esatto. Non so se ci farai un articolo su Fotonet. Sì, ci stavo pensando. Come customizzare... Lo volevo chiamare Need for Speed Fujifilm. Perché ha aggiunto una bellissima tracolla in cortura. Esatto. Un fondello che permette di avere un'impugnatura ergonomica. Esatto. Il poggia pollice, detto thumb grip. Grandi, esatto, fotografi hanno grandi pollici. Esatto. E il pulsantino quello rosso sopra, ma anche davanti poi gli ho messo il filtro UV che mette anche la protezione weather rosso, perché volevo fare questo contrasto. Ma il ragazzo ovviamente tiene molto lo stile, perché notiamo che il rosso del portafiltri è coordinato con il rosso del tasto di scatto, che è coordinato con il rosso delle cuciture della tracolla, esatto. La sciccheria non e finire. Ti posso garantire che quando la uso ho sempre su o le mutande o le calze rosse che non voglio controllare. No, però cosa è successo? Che ero contentissimo di poterla usare e mi sono dimenticato anche in questo caso che Fujifilm di fianco ha il jack più piccolo rispetto al classico 3,5, non abbiamo l'adattatore. Eravamo anche sprovvisti di adattatore per collegare questi microfoni ai nostri smartphone, che ormai non hanno più i connettori jack classici. Esatto. E quindi allora noi stiamo facendo praticamente un video al nulla, al buio della scrivania, con dei parametri casuali, e nel frattempo registriamo l'audio collegando appunto questi microfoni Holyland, i più amati dagli youtuber, esatto, viene da dire, a questa Canon EOS M50 che è del buon Gian. Gian, allora, Cortona in definitiva un evento, cioè diciamo, ci torneresti volentieri? Onestamente sì, anche con la famiglia per venirci a mangiare, però ovviamente il bello di essere qui è il bello di essere con tanti altri nerd, o esatto, meglio addetti ai lavori. Io ho poche possibilità di confronto perché vivo nelle Marche, l'unica cosa è che sono vicinissimo. Esatto, sei più vicino, più macchina, comodo, sì. Solitamente a Milano sono quello che prende macchina, poi treno, poi mezzi, invece qui sono arrivato tranquillamente in macchina, e il bello comunque di poter parlare di fotografia, di immagini, di attrezzatura, di smartwatch, di iPhone, tutto quello che riguarda il nostro magico mondo. Esatto, quindi allora diciamo che per chi volesse fare un salto al Cortona on the Move 2021, undicesima edizione, rimarrà aperto fino al 3 ottobre 2021, la città è Cortona, l'avete capito, immagino, trovate tutte le varie informazioni sul sito cortonaonthemove.com, ma poi avremo anche dei video un po' da parte di Gian che racconteranno qualcosa, mi sembra di aver capito, esatto, che farai appunto, hai fatto qualcosa, ecco, ma soprattutto poi le varie interviste, gli approfondimenti e il mio editoriale in merito su fotonerd.it, cosa che mi piace fare tutte le volte che vengo a Cortona. Io così, giusto per non lasciarvi troppo a mani vuote prima della conclusione, perché non essendoci Luca in questa puntata non c'è l'evento, no, dedicato, però mi sembra chiaro di quale evento l'evento stiamo parlando, qui, quindi esatto, l'evento è qui, ma volevo farvi giusto due dati da nerd, due nomi per farvi capire alcuni dei nomi presenti qui. Abbiamo appunto Marco Garofalo, Gabo Caruso, Anna Reyes Morales, Jonathan Torgovnik, Johan Chaus, che ho avuto l'occasione di intervistare. Johan ha fatto lei è una fotografa di New York del 54, con scritta di mio padre tra l'altro, e così giusto perché volevo questa informazione, lei ha fatto un progetto che si chiama Conversation with Myself, che praticamente sono degli autoritratti fatti anche ma non soprattutto in periodo di pandemia, perché lei dice: mio marito è un bravissimo uomo, lo amo tanto, ma è il classico uomo, è quello che si spera non esiste più, che pensa che la donna possa solamente stare a casa a cucinare, a pulire la casa, invece volevo dimostrargli che posso essere una persona che fa di più. E quindi è un progetto dedicato, diciamo, un'introspezione diaristica dedicata a lei, ma non solo, anche a tutte le altre donne. Poi c'è Alessandra Sanguinetti, Tim Franco, Federico Estol, Catherine Leutnegger, Lawrence Rusty, Aurore Dalmas, Tommaso Claravino, Stefani Gengotti, Andrea Mastrovito, John Henry, Alex Sott, Deanna Dickman, ne abbiamo parlato prima, Alexi Putanen dalla Finlandia, Francesca Todde, Caterin Panebianco e ovviamente Paolo Pellegrini. Ci sono anche poi
Una delle mostre che mi è piaciuta tanto, che mi sono piaciute tanto, è stato anche l'archivio pubblico di Intesa San Paolo, che si chiama Come saremo, l'Italia che ricostruisce. Quindi un altro spazio interessante nella fortezza del Girifalco, un posto in cui tra l'altro ci siamo fermati a fare delle foto bellissime sopra con tutte le nuvole, non so se ti ricordi. Sì. Abbiamo preso tanta acqua, è vero, sì. Tanta acqua, è pazzesco, uno viene in Toscana per il vino, noi abbiamo preso l'acqua. Esatto. Cioè, abbiamo compensato per un momento giusto. Sì, assolutamente. E quindi, insomma, esperienze magiche, momenti belli. Ho anche fatto una foto una volta. Ok, tu devi sapere, Gian, che uno dei miei... L'ho persa, ma l'ho visto su Instagram. Mi raccomando, ecco. Seguite Ricky Delli Paoli anche su Instagram. Ecco. Seguite anche Gianluca Bocci su Instagram, assolutamente, e su YouTube. Non è difficile, claro. Basta scrivere Gianluca Bocci, è veramente facile. E, no, più che altro volevo dirti, sai che una delle foto che io sogno di fare... In realtà forse una delle più scontate, o forse più già viste, però non mi importa perché è una cosa che voglio fare io. Vorrei fotografare una volpe in autunno in una foresta con le foglie rosse e un po' di neve, mentre mi guarda. Ecco, la volpe l'ho trovata, ok, l'ho fotografata. Adesso magari con Photoshop, no, non posso fare così. La cosa tragica è che stavo pensando, beh, con Photoshop si fa facilmente. Esatto, esatto. Io adesso potrò pubblicare questa foto dicendo, ecco una volpe fotografata a Cortona in estate 2021 durante una nevicata autunnale. Questo è... Per far capire che la volpe stava a Cortona, gli metti in mano il Deplan di Cortona on the Move. Esatto, esatto. In esatto. Mano, detto una esatto, volpe. Esatto, assolutamente in mano, certo. No, stavo fissando questa volpe perché aspettavo che arrivasse all'uva, perché volevo capire se c'era, detto, ma metti che non ci arriva, allora dice che è acerba. Non ci è arrivata, ma non ha parlato, quindi niente. Le volpi non parlano, ragazzi, quindi non... Niente. Ok, volevo anche salutare il buon Mario Palladino, perché io ho scoperto, Gian lo sapeva già, che è una persona a cui piacciono le freddure e quindi... Se dobbiamo una challenge Ricky contro Mario, la vedo una sfida davvero, ecco, ai massimi livelli. Esatto, Gian ha proposto questa sfida, Mario, te lo dico, io ti sfido, però Gian, è una sfida che... Secondo me Mario potrà anche accettare, ma che potremmo fare solo in inverno, perché sono freddure veramente fredde. Saranno freddure. Ma le farei in estate. Così rinfrescano, no? Sì, certo. Esatto. Vabbè, vedremo poi cosa fare, o freddure o caldure, il tema lo decideremo comunque. Quindi, sì. grazie Gian per questo podcast in edizione speciale dal vivo. È stato veramente bello, cioè ci stavamo scherzando su questa cosa qualche tempo fa, ci vediamo a Cortona, magari facciamo il podcast, ce l'abbiamo fatta, tra l'altro siamo nella mia camera, ok, qui in albergo, una cosa molto equivoca, perché siamo entrati in camera così. Camera Ricky con tre letti, non so quali festini ha fatto. Esatto, effettivamente sì, ci sono tre letti, però è andato quello bene. Quello che succede a Cortona, resta a Cortona. Resta a Cortona, io potrò raccontare ai miei figli un giorno che sono stato in camera con Gianluca Bocci, quindi... Io non glielo racconto, perdona. Va bene. Ragazzi, noi ci aggiorniamo con la prossima puntata, che sarà in realtà l'ultima prima delle vacanze del podcast, che appunto faremo un agosto di stop per organizzarci, ma non preoccupatevi, perché l'agosto di stop di Fotonet Podcast serve più che altro a voi soprattutto, ma anche a noi, per andare a riascoltare le vecchie puntate di quando ancora non so, facevamo cose senza intro, robe buttate così, però è sempre un'occasione per migliorarsi, anche grazie a tutti i WhatsApp che mi manda Gianluca Bocci dopo ogni puntata del podcast. Sarà duro quindi un agosto senza le voci di Ricky, Nico e Luca. Sarà un mese difficile. Molto difficile, vabbè, già, però a settembre torniamo in maniera prepotente come sempre, quindi poi... Perché io lavoro ad agosto, quindi mi fate compagnia, le ho sentite tutte quelle vecchie, due volte quindi. Devi fare il giro doppio. Il passino. Sì, beh, adesso però il giro dalla prima puntata dura di più, perché magari sei già riascoltato quelle vecchie, che hai ascoltato una volta e adesso sei andato in ordine, sei arrivato fino alla 60ª, eccetera, eccetera. Se però... lo rifai da capo, cioè non so se in un mese riesci a ascoltare 60 puntate, quindi ti consiglio di ascoltare un po' le ultime, perché l'audio migliora, quindi no, perché le prime erano praticamente quelle che mi facevano prendere un coccolone in macchina. Esatto, diciamolo, questa regolazione audio che finalmente è un po' arrivata. E prima ascoltavo Fotonerd, alzavo il volume, parlavo Luca sottovoce, alzavo il volume, dopodiché la mattina dopo accendevo la tua radio e i vetri, bam, esplodevano. Va bene, Gian, grazie ancora, spero di vederti prima
del prossimo Cortona on the move, per qualche evento qualcosa, ma comunque è stato veramente un piacere per me essere qui con te, raccontare questo evento nel podcast, insomma grazie e ci sentiamo, ci vediamo presto. Insomma. Grazie a te Enrico e dita incrociate a bestia. Assolutamente, ciao a tutti, ciao.